inizio, cioè dal Natale dell'anno precedente. Da allora l'anno santo arrivava a 50 anni. La periodicità poi scese a 25 anni, di vivere almeno una volta l'evento. Nel 1950 ci fu il primo giubileo con la televisione, quello del 1974, l'ultimo con un muro da rompere. Fino ad oggi gli anni santi ordinari celebrati sono stati 26, insieme al giubileo nel 1800, colpa di Napoleone, e nel 1850 per la fuga del Papa Gaeta. L'ultimo anno santo ordinario è quello del 2000. Gli straordinari, come quello annunciato ora da Papa Francesco, risalgono al secolo scorso, entrambi della redenzione, il primo del 1933, indetto da Pio XI, e il secondo del 1983, voluto da Giovanni Paolo II. Questo è questo servizio della Porta Santa. Cosa significa aprire la Porta Santa? La Porta Santa è una porta che solitamente è murata, quindi è una porta chiusa, un accesso in qualche modo invalicabile. Viene aperta la funzione dell'anno santo perché è una strada alternativa in qualche modo, una strada nuova ma di apertura, di salvezza, ed è significativo che venga aperta dal Papa. Ce l'hanno a Roma la Porta Santa dei quattro martiri del Pontificio: San Pietro, San Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura. Papa Francesco aprirà, come ha fatto Giovanni Paolo II, con i due privilegi ordinari e ordinari che ha celebrato il 200 quella di Santa Maria. Significativo che il Papa che ha posto al fondamento anche delle riforme che sta portando avanti nella Chiesa, l'apertura, l'idea di una Chiesa aperta, di una Chiesa in uscita, apra la porta murata all'insegna della misericordia, che cuore non soltanto delle sposte, ma anche del cuore del Vangelo che Papa Francesco sta riproponendo fine d'ossa. Grazie alla nostra vaticanista Vania De Luca per queste spiegazioni. Grazie. Adesso torniamo al Cernobbio, che è stato l'intervento conclusivo della Commissione dell'Economia per Carlo Padoan. Ma la fase positiva che stiamo vivendo deve indurci ad accelerare le riforme, dice Padoan, sappiamo. Una finestra di opportunità macroeconomica molto ampia, più ampia di quanto si potesse pensare qualche settimana fa. Questa può produrre una crescita effimera se l'azione di governo non interviene ad approfittare, oppure può cambiare sentiero di sviluppo di medio termine del futuro. Quindi quello che non bisogna fare guardando fuori dalla finestra sono due cose: uno, peccare da eccesso di ottimismo, e due, pensare che questo giustifichi un indebolimento degli incentivi a fare le riforme. La fiducia va riconquistata, e la fiducia va riconquistata a diversi livelli: va riconquistata la fiducia dei mercati, e questo forse un po' si comincia a vedere. Va riconquistata la fiducia delle istituzioni, a cominciare dalla Commissione europea, e forse il giudizio recente sul piano di bilancio della Commissione europea, in particolare la questione sulla regola del debito, dimostra che qualche fiducia si sta acquisendo. Ma manca ancora, almeno in parte, la fiducia più importante, cioè quella degli italiani, delle imprese, delle famiglie, di lavorare quindi con più fiducia in azione, di spesa, di consumo, investimento, risorse che piano piano stanno arrivando ancora. Non so. Torniamo adesso alla politica. A Bologna, dentro di area riformista, la conferenza delle PD che fa capo al segretario Pierluigi Bersani, e a sentire la politica. La componente più rilevante della minoranza Dem, dopo gli strascichi sul voto alle riforme costituzionali con